Facciamo l'appello, segretario. Francesco Maria Rubano. Presente. Antonio De Lucia. Presente. Arturo Lavogno. Maurizio Mondillo. L'appello, segretario. Giuseppe Marotta. Francesco Maria Rubano. Presente. Anna Franco. Antonio De Lucia. Presente. Bella, Giannotti, Antonello Pacelli, Maurizio Mondillo, Bello, segretario. Marino Urbano, Francesco Vinciguerra. Allora, 18 e 12 do inizio al Consiglio. Primo punto all'ordine del giorno, l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Chiedo ai consiglieri di votare. Favorevoli? Tutti favorevoli? Tutti favorevoli? Ok. Secondo punto all'ordine del giorno, convenzione tra i comuni di Puglianello e Tora e Piccilli per il servizio in forma associata della segretaria comunale. La parola al sindaco. Grazie presidente, saluto i consiglieri comunali, gli assessori, i cittadini che ci seguono mediante la diretta Facebook e do il mio benvenuto alla dottoressa Federica Rauso, segretario comunale del comune di Puglianello, neo segretario comunale del comune di Puglianello, e che oggi attraverso questa proposta di delibera di convenzione con il comune di Tora, un piccolo comune della provincia di Caserta, stabilizziamo la presenza di questo segretario comunale che già da un po' di settimane sta servendo la nostra amministrazione e quindi la comunità. È doveroso ringraziare anche i segretari comunali che hanno preceduto l'impegno della dottoressa Rauso. Abbiamo avuto in Italia una carenza di segretari comunali e quindi tutti i comuni hanno più volte ricorso non più a formule di scavalco, perché c'era proprio una carenza di segretari comunali, ma a supplenze, a richieste, diciamo, per tamponare queste emergenze. E devo dire la verità, l'amministrazione, quindi mandando anche in sofferenza le amministrazioni comunali, gli uffici, gli atti di programma da varare, quelli sia ordinari che straordinari, perché come sappiamo la figura del segretario comunale è fondamentale per la vita amministrativa di un ente, quindi di una comunità, di un territorio. E devo dire la verità, noi abbiamo avuto questo problema negli ultimi 4 anni grazie alle relazioni mie personali, il comune di Puglianello non ha mai riscontrato una sofferenza di questo genere, non solo perché certificato dai programmi che abbiamo portato avanti, abbiamo conseguito con risultati che sono sotto gli occhi di tutti, ma anche perché attraverso le mie relazioni personali abbiamo avuto delle presenze non stabili, quindi di professionisti che hanno detto sì al nostro invito cadenzato nel tempo, che ci ha consentito un risparmio dei costi e ci ha consentito di portare la programmazione, la macchina degli uffici avanti, che cosa non di poco conto. La presenza di un segretario comunale, la presenza a 2 giorni a settimana è fondamentale, ma noi l'abbiamo avuto anche una volta a mese. Quindi questo ci ha consentito, ripeto, il risparmio
E c'è stato anche chi ha dovuto condurre la macchina comunale. Io molto spesso la mia presenza, che si è rafforzata nonostante l'impegno parlamentare, la mia formazione giuridica, ha consentito un po' di rafforzare una sinergia e di ridimensionare i disagi fisiologici praticamente che sarebbero potuti emergere per le questioni qui innanzi rappresentate. Quindi è un'amministrazione comunale che ha saputo superare anche questi ostacoli, sempre a tutela del bilancio dell'ente, a tutela del territorio e a tutela ovviamente degli uffici tutti. Oggi siamo qui quindi a proporre al Consiglio la convenzione che prevederà con la formula 70 e 30%, quindi 70% per il comune di Buglianello, il 30% per il comune di Torre Peccilli, insomma la condivisione dell'ufficio di segreteria comunale. Ringrazio ulteriormente la dottoressa Federica Rauso per aver accettato la proposta di continuare stabilmente a seguire il comune di Buglianello. Ringrazio il sindaco e l'amministrazione comunale di Torre Peccilli per aver voluto condividere questa iniziativa e devo riconoscere che la dottoressa Rauso immediatamente ha preso il timone degli uffici del comune di Buglianello, nella facoltà ovviamente delle sue funzioni, quindi del ruolo che ha già interpretato e che dovrà continuare ad interpretare, con grande diligenza, con grande competenza giuridica, con grande spirito di sacrificio lavorativo e con grande empatia che ha già saputo diciamo instaurare con tutti i responsabili degli uffici e non solo con tutti i dipendenti ma anche con gli utenti, quindi con i cittadini che quotidianamente si rapportano con il nostro ente. Quindi grazie, grazie a lei per quanto già fatto, per quanto continuerà a fare per il bene della nostra comunità. L'Italia ha bisogno di figure giovani, giovani professionisti preparati, competenti, ma soprattutto sensibili, e credo che la pubblica amministrazione mi auguro possa avere tante persone esemplari come lei. Grazie dottoressa. Chiedo al Consiglio Comunale se non ci sono ovviamente spiegazioni che dovrò dare, che chiederete sicuramente al Presidente, di votare questo punto posto all'ordine del giorno. Grazie Presidente. Se non ci sono interventi passiamo alla votazione. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Ok, tutti favorevoli. Beh. Terzo punto all'ordine del giorno, ratifica variazioni al bilancio di previsione finanziaria 2024-2026, adottata con deliberazione di giunta comunale numero 26 del 22 marzo 2024, ai sensi dell'articolo 175,4 decreto legge 267 del 2000. La parola al sindaco. Grazie Presidente, come ha indicato il Presidente del Consiglio, trattasi di una variazione di bilancio necessaria per condurre l'attività programmatica che questa amministrazione ha delineato. Abbiamo dovuto apportare insomma delle variazioni per la spesa del personale, per il punto di cui prima, quindi per la convenzione del segretario comunale con la formula 70-30, ovviamente la suddivisione in percentuale dei costi dell'ufficio di segreteria comunale in condivisione con il comune di Tora e Pilli. Abbiamo dovuto aggiungere qualche somma in più prevista nel bilancio di previsione, già approvato da questo Consiglio Comunale, per la problematica randagismo per un'opera pubblica prevista anche nel nostro piano urbanistico comunale, ossia la famosa strada di via Cese 3
che si è localizzata nei pressi della Madonna del Carmelo, della Cappella della Madonna del Carmelo, che taglia poi verso la traversa di via San Salvatore. Quindi parliamo di un'opera pubblica che non entro nei dettagli perché già ne abbiamo più volte, insomma, parlato ed è stato argomento anche degli ultimi consigli comunali. Apro parentesi rispetto alla problematica randagismo, abbiamo ovviamente un canile in convenzione con il comune di Puglianello, c'è questo fenomeno che negli ultimi tempi è ovviamente presente in ogni realtà comunale d'Italia, ma a Puglianello stanno anche delle particolari preoccupazioni. Noi amiamo gli animali, amiamo i cani, ognuno di noi ha un cane, quindi interpretiamo molto bene i sentimenti diciamo di cura, di rispetto, di vita, di tutela degli animali. Purtroppo capita che si creano praticamente qualche branco un po' aggressivo e abbiamo già da mesi, ahimè, ahinoi, abbiamo riscontrato segnalazioni molto molto preoccupanti dai residenti di via Paribella e anche dai transitanti, quindi da altri cittadini di Puglianello o provenienti addirittura da altri comuni. E con l'ASL, quindi sempre nel rispetto delle norme, chi vuole fare un uso diverso ovviamente trova la nostra condanna rispetto a delle azioni da mettere in campo. L'ASL ha messo in sinergia con il comune di Puglianello delle azioni in campo, purtroppo con un risultato negativo fino a qualche ora fa c'è stato un primo risultato positivo, quindi c'è stato il servizio competente dell'ASL che si è recato presso il nostro territorio per individuare diciamo, i cani che stanno destando molte preoccupazioni, si stanno mostrando aggressivi. Mi auguro che non sono aggressivi e che lo siano perché evidentemente in branco, evidentemente perché spaventati, quindi noi con tutte le cure, le premure, l'amore che abbiamo per i cani e con ovviamente la competenza, la professionalità dell'ASL nel rispetto delle norme, abbiamo messo in campo delle azioni significative a tutela dei cani e dei cittadini. Una raccomandazione: chi ama veramente gli animali deve collaborare, innanzitutto deve rispettare le norme, deve rispettare le norme di igiene pubblica, deve rispettare la salute dei cittadini e degli animali e deve anche rispettare la sicurezza stessa dei cittadini. Quindi deve collaborare laddove c'è un problema con le istituzioni competenti. Chi nasconde dei cani che creano delle difficoltà sta violando la legge, sta mancando di rispetto e sta mettendo in una posizione di rischio il cittadino. Non sta aiutando i cani, crea delle situazioni che esasperano la comunità e purtroppo si rischia praticamente di eccedere in delle forme che l'amministrazione comunale condanna naturalmente, perché i cani vanno sempre tutelati, protetti, curati, amati. Questo lo voglio specificare perché non voglio creare equivoci. Noi ci muoviamo sempre con una linea di grande chiarezza e di grande rispetto per cose, animali e persone. Quindi non ho altro da aggiungere rispetto a questa variazione di bilancio. Chiedo scusa ai capigruppo, al capogruppo Pacelli, al capogruppo Marotta se mi sono dilungato su questo argomento, ma necessario ovviamente prendendo spunto da questa variazione e quindi dal tema in oggetto. Non ho altro da aggiungere, grazie Presidente. Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Tutti favorevoli? E chiedo anche l'immediata eseguibilità. Tutti favorevoli? Bene. Chiedo scusa, nome la donna. Favorevole? Favorevole. Amantea? Amantea favorevole. Tutti favorevoli? Ultimo punto, istituzione delle celebrazioni dell'anniversario dell'autonomia del Comune di Puglianello con cadenza venticinquennale. La parola al sindaco. Grazie Presidente. Abbiamo celebrato la nostra autonomia comunale a luglio scorso, un appuntamento importante, ricco di valori,
un appuntamento socioculturale che ha segnato positivamente la nostra comunità ed è giusto formalizzare con un atto deliberativo di natura consiliare naturalmente la istituzione e quindi la regolamentazione di questa celebrazione. Quindi oggi si propone, questa maggioranza propone al Consiglio Comunale di istituzionalizzare o creare un regolamento che celebri, indichi la celebrazione ogni 25 anni dell'autonomia comunale. Per ossequiare i promotori dell'autonomia comunale, quindi per dare ulteriore importanza ai fatti, agli antefatti che hanno determinato questa grande conquista e per, diciamo, creare la norma, quindi per determinare, sacralizzare questo appuntamento istituzionale con un atto dovuto, che è quello appunto di natura consiliare che oggi ci apprestiamo a deliberare. Grazie Presidente. Allora, se non ci sono interventi, votiamo. Tutti favorevoli. E votiamo anche l'immediata eseguibilità. Tutti favorevoli. Sono le 18:27, dichiaro concluso il Consiglio. Buonasera a tutti.